Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG Flash delle ore 11, andiamo con le ultime notizie. Sono 19.978 i nuovi casi di Covid-19 in tutta Italia, secondo l'ultimo bollettino emanato dal Ministero della Salute e della Protezione Civile Nazionale. I tamponi effettuati sono stati 172.119 per un tasso di positività che scende all'11,6%, quasi un punto percentuale in meno rispetto alla giornata precedente. I deceduti segnalati dall'ultimo bollettino sono 483 e si segnalano anche 17.040 nuovi guariti nelle ultime 24 ore. Aumentano i pazienti in terapia intensiva in tutta Italia di 6 unità, mentre scendono di 53 i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari di Covid-19. Sono invece 1.263 i nuovi casi da coronavirus in Campania, secondo l'ultimo bollettino emanato dall'unità di crisi regionale. I tamponi effettuati sono stati 14.714, per una percentuale di incidenza ai test dell'8,58%, in linea con i giorni precedenti. I guariti del giorno sono 1.097, mentre si segnalano anche 36 decessi, di cui 11 nelle ultime 48 ore e 25 in precedenza, ma contabilizzati solo nella giornata di ieri. Situazione posti letto sono invece 107 quelli di terapia intensiva occupati in regione su 656 disponibili, un dato che è in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti. Cinque regioni in fascia arancione, una situazione che peggiora nuovamente in tutta Italia, con l'indice di diffusione del virus che per la prima volta dopo 6 settimane torna superiore all'1 a livello nazionale e 12 regioni sono a rischio alto. I dati della cabina di regia confermano quel che era evidente da giorni. Il Covid-19 ha ripreso a correre ed è quindi fondamentale contenerne la diffusione per evitare la terza ondata. Vanno mantenute le misure in atto, confermano gli esperti, invitando il governo a rafforzare le restrizioni. E la stretta arriverà con il nuovo DPCM in vigore dal 16 gennaio, a partire dalla conferma del divieto di spostamento anche tra le regioni in zona gialla. Da domenica tutte le regioni italiane saranno in fascia gialla, ad eccezione di Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, che saranno invece in fascia arancione, con il ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato le nuove ordinanze. Dobbiamo tenere il massimo livello di attenzione, il virus circola molto e l'indice di contagio è in crescita. Le ordinanze saranno in vigore fino al 15 gennaio, data in cui scade il DPCM. Con il nuovo provvedimento verranno valutate ulteriori proroghe. Arriva a 14 il numero di regioni invece che ha deciso di rinviare ulteriormente il ritorno dei ragazzi delle superiori a scuola, prima fissato al 7 gennaio e poi slittato per volontà del governo a lunedì 11 gennaio. In alcuni casi i governatori hanno deciso di lasciare a casa per le prossime settimane anche gli alunni delle medie e delle elementari. In altre, come Calabria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e Sicilia, i ragazzi delle superiori torneranno in aula solo il 1° febbraio. Oggi Lazio, Emilia, Romagna, Umbria e Sicilia si sono aggiunte al fronte delle regioni che già nei giorni scorsi avevano deciso di lasciare la didattica a distanza per i propri alunni, ma ognuno ha scelto modalità e dati diverse. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha stabilito che le superiori rimarranno al 100% in DAD fino al 17 gennaio, lezioni online fino al 24 invece per l'Emilia-Romagna e in Lombardia, mentre in Sicilia il governatore Musumeci ha deciso per la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 16 gennaio per le scuole elementari e medie inferiori e fino al 30 per gli istituti superiori. In Umbria invece la regione ha deciso didattica esclusivamente a distanza fino al prossimo 23 gennaio nelle scuole superiori. Due medici e un volontario della pubblica assistenza sono stati sospesi dall'incarico che avevano al centro vaccinale dell'ospedale modenese di Baggiovara. Il provvedimento, che è arrivato direttamente dagli organi predisposti, come riporta la stampa locale, è stato preso nei confronti degli operatori che la sera del 5 gennaio scorso avrebbero chiamato parenti per somministrare loro 6 dosi di vaccino anti-Covid-19 avanzate a fine giornata e che non sono state utilizzate, ma sarebbero dovute essere gettate via. Sull'episodio sono state avviate le indagini qualche giorno fa, tant'è che nella giornata di ieri i NAS di Parma e i carabinieri del Comando Provinciale di Modena sono tornati a Baggiovara per un ulteriore sopralluogo.
Sono invece 161 i nuovi casi da coronavirus nella provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino dell'ASL locale. I tamponi effettuati sono stati 2.035, per una percentuale di incidenza al test del 7,91%, perfettamente in linea con le giornate precedenti. Scende di 50 unità il numero degli attualmente positivi in provincia, grazie ai 203 nuovi guariti. Purtroppo si segnalano ulteriori 8 decessi in tutta la provincia casertana. La città col maggior numero di attualmente positivi è Maddaloni con 246 casi, seguita da Caserta con 227 e Aversa con 200. 43 anni festeggiati ieri per Mister Gattuso, che spera invece oggi di festeggiare con una vittoria la Dacia Arena di Udine. Assente per infortunio come sempre Osimhen e anche a causa del Covid-19, mentre sembrano recuperati Mertens, Koulibaly e Demme, che rientrano tra i convocati, ma partiranno solo dalla panchina. Ad Udine in difesa sulla sinistra Isai potrebbe vincere il ballottaggio con Mario Rui, tra i pali chance per Meret. Quindi con Ospina in panchina dovrebbe esserci anche l'esordio da titolare per Rachmani in difesa al fianco di Manolas, dando così un turno di riposo a Maximovic. In mediana rischia Fabian Ruiz, che potrebbe lasciare il posto ad Elmas, con Bakayoko e Zielinski a supporto di un attacco in cui ci sarà Petagna prima punta con Lozano ed Insigne esterni. Nuovo esame oggi per la Casertana al Pinto alle ore 12:30 contro il Catania, una partita importantissima per i falchetti in ottica salvezza. Attenzione ancora al Covid-19, che lascerà fuori diversi uomini per i padroni di casa come Bomber, Castaldo, Fedato, Cavallini, Dekic, Longobardo, Verasanovic e Petito. Già convocati i neoacquisti Turchetta e Del Grosso. A presentare la sfida agli etnei ci ha pensato Mister Guidi. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Allora, per quanto riguarda la situazione, fortunatamente negli ultimi giorni siamo riusciti a svolgere degli allenamenti di squadra, tra virgolette, perché purtroppo con i problemi che abbiamo avuto, che conoscete bene, di Covid e dei tanti positivi, abbiamo dovuto un po' stravolgere in queste settimane un po' il tipo di lavoro da fare, andando a individualizzare quanto più possibile i lavori, perché la condizione fisica non è assolutamente omogenea, come è normale che sia in questi casi, visto che ci sono calciatori che pochi hanno svolto tutte le sedute di allenamento e tantissimi che si sono a mano sono rientrati in squadra. Sono ancora fuori Castaldo, Fedato, Dekic, Bordin, Cavallini, e De Sarlo, che proprio oggi ha accusato un fastidio sul tendine e quindi non ci sarà, oltre a Longobardo e Petito, che sono sempre fuori. E Varesanovic, che è rientrato dalla positività, ma che ancora deve svolgere dei ulteriori approfondimenti clinici. Detto questo, è una casertana che, al di là dei problemi che abbiamo avuto e che conoscete bene, questa a noi ci hanno dato una grande forza, perché anche l'ultima partita che abbiamo disputato, quella con la Viterbese, giocarla in 9 è stato per noi qualcosa di forte dal punto di vista emotivo. E quindi, al di là delle problematiche che abbiamo, sicuramente la squadra che andrà in campo avrà fortissime motivazioni, perché vogliamo spingerci oltre. Quindi penso che dal punto di vista temperamentale, dal punto di vista della voglia, dell'agonismo, sicuramente i ragazzi daranno il massimo di quello che potranno dare, ed è così che si sono allenati in questi ultimi giorni. È una casertana che avete visto, avete vissuto le conferenze di presentazione. Ci sono Del Grosso e Turchetta, nuovi acquisti che hanno portato chiaramente una ventata di entusiasmo, esperienza, e quindi una casertana che può, secondo me, proseguire nel proprio percorso con grande furore agonistico e con più entusiasmo. Questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Una buona domenica.